Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ragazzi, ascoltare la conferenza stampa di Daniele De Rossi è stato qualcosa di eccezionale. Qualcosa di eccezionale. Io, da tifoso della Roma, sono orgoglioso, sarei orgoglioso di questa conferenza. E da tifoso della Juventus sono anni che aspetto una conferenza stampa del genere. Un allenatore che parla senza peli nella lingua, pane pane vino vino, dice giustamente l'Inter è forte, ma rispetto fino a un certo punto, perché poi dopo il rispetto, con il troppo rispetto, subentra poi la paura. E poi la paura ti fa diventare le gambe molli, è tutto conseguenziale. Quindi un po' di spocchia ci vuole anche in queste circostanze. Sappiamo benissimo che andremo ad affrontare una grande squadra, che ci saranno dei momenti dove la Roma soffrirà, dove noi soffriremo, ma dovevo essere bravi a cercare di fatturare il meno possibile queste sofferenze. Ma ribadisco, il concetto basilare è che avere troppo rispetto significa far sopraggiungere la paura. Applausi, applausi. Perché noi, questo è quello che noi facciamo l'esatto opposto. Lui parla perché ha paura, paura, paura. Paura, il mostro di Loch Ness, paura, paura, e poi lo vede in campo con la Juventus contro l'Inter che si sono cacati letteralmente nelle mutande. Poi devo sentire gente come Ramazzotti, devo sentire gente come Cruciani parlare ad cazzum e dare la colpa a Vlahovic per il mancato stop, come se tutta la partita di Milano fosse racchiusa in quel mancato stop. Come se gli altri attaccanti di questo pianeta non sbagliano mai. Anzi, gli altri sbagliano, forse sbagliano più di Vlahovic. Hanno semplicemente la fortuna di avere più occasioni dove potersi riscattare. E questo è quello che fa la differenza tra l'errore di Vlahovic e l'errore di un Haaland, di un Mbappé, di un Lewandowski, di un pingo pallino qualsiasi. Avere la possibilità di riscattarsi e andare poi a concretizzare e far, come si suol dire, annullare l'errore fatto con il mancato stop. Comunque, caro De Rossi, io dopo questa conferenza stampa ti faccio un plauso, ma di quelli grandi. Sono veramente geloso per questa conferenza stampa. Avrei veramente voluto sentire una conferenza stampa del mio allenatore parlare così, con rispetto, ma senza paura. Dobbiamo andare a vincere perché ci sono 60-70 mila bisogni all'Olimpico. Siamo consapevoli che possiamo anche perdere, l'Inter è più forte, ma nella partita singola ce la dobbiamo giocare. Non devo dire più nulla, non devo dire più nulla, soltanto complimenti, massicci incazzati, fino alla fine Allegri out.